Quello dei fondi europei per l'Italia è un tema importante. Oltre la diatriba affitto De Luca, che si concentra anche sull'autonomia differenziata, quello dei fondi sviluppo e coesione resta un nudo importantissimo da sciogliere. Se ne è parlato anche all'Unione Industriali di Napoli nel corso di un appuntamento dedicato al rilancio dell'economia italiana in contesto europeo e mondiale. E proprio a livello mondiale, ci ha spiegato il delegato di Industria per l'Europa Stefano Pan, l'economia dell'Unione è in difficoltà. In dieci anni l'Europa nei confronti degli Stati Uniti ha perso il PIL equiparabile a quello dell'Italia, della Francia e della Germania messi insieme. Quindi da qui si capisce che la capacità di mantenere le prestazioni sociali dell'Europa, che sono le più alte del mondo, dobbiamo fare qualcosa. Tema del meeting: quello dell'organizzazione di una fabbrica Europa, come suggerisce il titolo dell'incontro. Ci ha spiegato il motivo il vicepresidente dell'Unione Industriale di Napoli, Carlo Palmieri. Fabbrica vuol dire mettere al centro l'industria, mettere al centro la manifattura che negli ultimi anni anche dal punto di vista proprio di indicazioni eh, diciamo, dei nostri politici è stato messo un attimo in seconda battuta. Sappiamo che possiamo e dobbiamo crescere eh, per le nostre caratteristiche italiane e quindi il mondo delle imprese e nella manifattura è fondamentale. Ha sottolineato l'importanza per Napoli e la Campania dei fondi europei il presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria, Vito Grassi. Occorre dire che per i territori che stanno più indietro i fondi di sviluppo e coesione restano il più grande strumento di, di possibilità di ridurre i divari. Cioè più del 50% degli investimenti che vengono fatti in questi territori sono frutto dei fondi di sviluppo e coesione. A questi si sono aggiunti negli ultimi anni il PNRR Confidiamo che ovviamente possa accelerare la riduzione dei divari.